Ed ora la risposta dell'accompagnatore della principessa Isabella, il senese Luca Contile. Orlandini, di voi ditire, umile castellano, ma attorno alle vostre membra le vostre parole dipingono non solo l'umiltà, che dei valorosi è la radice più sana, ma anche un'altra virtù, che degli umili è il dono più innocente e puro. Parlo dell'accoglienza, ovvero del sapere abbracciare uno straniero e di farlo sentire come ognuno vorrebbe sentirsi tra le braccia di un fratello. E questa grandezza d'animo da voi si riflette sullo popolo che oggi ci accoglie. I molesi, capaci di fare di virtù una tradizione e non viceversa. Vorrei, Orlandini, e lo popolo tutto, raccontarvi di come vadano le cose nel mondo. Dei valori, umile castellano, ed immacolato popolo, viaggiando, si scoprono i figli illegittimi ed i meticci fratelli, quei falsi valori, quelle false virtù, di cui si veste chi può sembrare più grande. Ma un attento sguardo mette a nudo la pochezza di chi si nasconde sotto tali vesti. Vi sono in molti regni e contrari, paesi, stati ed infine re, imperatori, principi e principesse, che a furia di sorreggersi sono di tante bastone che chiamano carità, a furia di indossare falsa umiltà a mo' di calze, un fittizio coraggio a mo' di farsetto, una fasulla saggezza a mo' di collaretto ed infine un riprovevole giustizia, finirono per dissolversi tra tali vesti che come fantasmi vagavano per le strade senza alcun corpo che li comandasse. Questo perché le virtù sono vesti su misura, facile da slabbrare. Io invece qui mi volto e mi meraviglio di come nel pianto di una creatura in fasce e nel suo nuovo vivo. Thank you.
sempre in onore alla principessa Isabella e al suo padre.